Ta-da! Gianluca Daziano, ben ritrovato, come stai? Grazie Carlotta, bene? Benissimo. E Elena Salvestrini. Buon pomeriggio. Siete i direttori, due dei direttori della Max Ballet Academy. Ecco, quindi ricordiamo che nasce nel 95, è una delle accademie più prestigiose a livello regionale, si trova a Firenze. Oggi parliamo dei corsi per i bambini, dato che nelle scorse settimane abbiamo parlato dei corsi per gli adulti, per i più grandi, anche di quelli di danza classica. Adesso ci concentriamo sui corsi per bambini. Esatto, sì, oggi parleremo dei nostri corsi per bambini. I corsi vanno dai 3 anni con la propedeutica, certo, il gioco, la danza, fino a 17-18 anni, che sono più già ragazzi, passando quindi prima per il predanza e poi i percorsi accademici di cui hanno parlato la scorsa settimana Massimiliano e Umberto. I nostri corsi prevedono sia lo studio della danza classica, della danza moderna, della danza contemporanea, ma prevedono anche lo studio dell'hip hop, della break dance, del latinoamericano, quindi diciamo a 360 gradi, un po' tutte le discipline, e così i bambini possono crescere e scegliere anche di cambiare percorso magari durante la loro crescita all'interno della scuola. Qui a tal proposito, qual è stato il tuo percorso, Elena, alla Max Ballet Academy? La mia avventura comincia circa 20 anni fa, sì, alla Max Ballet. Ero già diplomata insegnante presso la mia scuola di Livorno e ho intrapreso il percorso di formazione alla Max Ballet, che dava ampio respiro perché c'erano grandi nomi, grandi coreografi e insegnanti, e poi di lì a poco sono diventata assistente di Massimiliano, sono entrata nella compagnia e ho fatto parte della controverso danza di Massimiliano dal 2003 fino al 2010, quando ero diventata un po' grande, quindi abbiamo lasciato spazio alle nuove leve. E nel frattempo sono diventata insegnante della scuola. Non li hai più lasciati? Non li ho più lasciati, no. Colpo di fulmine. Colpo di fulmine. Non è la sola, eh? Elena è la quota rosa della... Anzi, direi che siamo io e Massimiliano la quota azzurra, perché sono più quota rosa, ci sono più, esatto, quote rosa e quote azzurre. Siamo due, il resto sono tutte donne, però bene così, perché... Perché ballare? Quali sono i benefici? Beh, ballare dà sicuramente benefici oltre a livello fisico, essendo un'attività, sì, fisica, ma tantissimo allo spirito, tantissimo a quello che sono gli aspetti anche più umani, gli aspetti più personali. Attraverso il ballo, soprattutto con i bambini, si riesce a fargli tirare fuori spesso timidezza, anche l'aspetto, diciamo, un pochino più, quando ci sono bambini un pochino più introversi. È una formazione che poi, ecco, forma il carattere. E forma il carattere, questo ce lo può raccontare anche Elena, che essendo stata, ha cominciato a 3 anni a ballare, lei sa meglio di me che cosa vuol dire fare danza. Sì, assolutamente. I corsi di danza, specialmente per i piccolini, sono importanti per riuscire a far uscire proprio, certo, anche tutto quello che può essere, appunto, come diceva Gianluca, la timidezza. E poi assolutamente permette loro di avere anche la loro fantasia, no? Di dare spazio alla fantasia, all'attività e quindi a mettere in pratica un sacco di cose anche divertenti nella rigidità che comunque la danza classica e la danza moderna possono imporre, ma si riesce a evadere da tutto ciò. Quello che ho capito dalla scorsa puntata è che c'è l'imbarazzo della scelta, i corsi sono davvero tantissimi, ma si dovrebbe passare dalla danza classica per poi accedere magari alla danza moderna o comunque, esatto, sia...
Sì, assolutamente sì, la danza classica è la base di tutto e da quella poi si può tranquillamente affrontare anche tutte le altre discipline. Come quando si sceglie uno strumento, ma bisogna suonare anche il pianoforte. Certo. Sì, la danza classica è sicuramente la base che dà a tutti i bambini le possibilità poi di aprire tutte le porte delle altre discipline. Grazie Gianluca, grazie Elena, ci torniamo più tardi. Grazie. Quindi torniamo a parlare dei corsi per i più giovani, per i bambini, ma le ripetiamo, facciamo un riepilogo. Allora, i corsi incominciano dai 3-4 anni. È il primo corso che attraverso il gioco, attraverso quindi il mondo dei bambini, attraverso la fiaba, riusciamo a dare un primo approccio alla danza. E quindi giocano ovviamente alla principessa, al principe, al portare la corona, e attraverso questi strumenti riusciamo a avvicinare bambini all'utilizzo del proprio corpo, cosa vuol dire stendere un piede, cosa vuol dire stendere una gamba, e quello avviene attraverso il gioco. Il passaggio successivo è il pre-danza, che sono 5-6 anni, e lì incomincia a strutturarsi un pochino di più la parte un po' meno gioco, anche se essendo sempre piccini è sempre comunque legata al mondo dei bambini, per poi passare al primo corso accademico dai 7 anni, e da lì se è primo, secondo, terzo corso accademico, dove si incomincia a diversificare, quindi danza classica, danza moderna, oppure per chi vuole cambiare percorso, passare all'hip hop, alla break dance o alle altre discipline. Certo. Quindi diciamo fino ai 5 anni, 6 anni il percorso è uguale per tutti. Ecco, quello che vi contraddistingue, stai parlando di fiabe, perché i vostri saggi sono delle vere e proprie storie che si raccontano, no? Esatto. Ci fai degli esempi? Allora, noi nei nostri saggi cerchiamo di creare uno spettacolo che quindi non sia il classico saggio, esce il gruppo, fa il suo balletto, va via, esce il gruppo, fa il suo balletto ed esce. Ciao. Ma vengono uniti attraverso una storia che Massimiliano scrive come regia, tutti i corsi, quindi danza moderna, danza contemporanea, hip hop, break dance, latino. Abbiamo fatto storie tipo Ugo Cabré, La Bella Addormentata, Biancaneve, Il Gatto con gli Stivali. Sono una storia che dura circa 45 minuti, dove tutte le discipline si inseriscono una dentro l'altra e creano uno spettacolo. Noi abbiamo persone che vengono a vedere i nostri saggi non avendo allievi, non avendo figli, non avendo nipoti all'interno della scuola, perché ormai sanno che vengono a vedere uno spettacolo e non un saggio normale di una scuola di danza. Ognuno di voi si occupa di qualcosa. Te delle luci, Elena? Durante i saggi sono la ditta alla direzione di scena, quindi sono colei che sta dietro le quinte e cerca di tirare un po' tutte le fila dei bambini impazziti dall'adrenalina e dalle gambe tremanti. Indispensabile. Sì, ecco, cosa importante, la cosa a cui noi teniamo molto durante nei corsi per bambini, sì, è la parte pedagogica, cioè il bambino deve divertirsi, deve stare bene, deve imparare attraverso lo stare bene, perché quando si sta bene il bambino riesce ad assimilare con gioia. Io non so se la regia può mandare, c'ho un video che fa vedere una ballerina, se...
Vabbè. Questo è una nostra allieva, c'ha 14 anni, 15 anni, qui si aveva 14-15 anni, un paio di anni fa. E lei ha incominciato a 4 anni, è una delle tante, a 4 anni a ballare alla Max Ballet. Avendo i corsi che vanno appunto dai 3-4 anni fino ai 18-20 anni, le nostre allieve hanno anche un obiettivo, cioè immaginatevi una bambina di 4 anni che è sul palco del teatro Biol, vede una più grande ballare, è come entrare in una fiaba. E quindi hanno anche l'obiettivo, non soltanto l'obiettivo di diventare una ballerina, perché qualcuno farà la ballerina. Queste nostre allieve, ce ne abbiamo tante di 17, 16, 17 anni, che hanno il fidanzato, che hanno la scuola, l'università, sono costantemente, tutte le settimane, 3 volte a settimana, quindi 9-10 ore a settimana vengono a studiare, nonostante non abbiano l'ambizione di fare la ballerina. Questo perché stanno bene, perché si divertono, perché ballano con gioia. Ecco, questo è il nostro obiettivo, che tutte le bambine piccole dai 3 anni in su abbiano la gioia di ballare, di arrivare a 18-20 anni e continuare a coltivare la propria passione. Anche Elena ha iniziato divertendosi e poi è diventata una professione, un lavoro. Esatto, ne ho fatto un lavoro. Grazie Gianluca, grazie Elena, ci torniamo più tardi. Grazie. Quindi torniamo a parlare dei corsi per i bambini, per i più... Ecco, ma sono corsi anche per i maschi. Ad esempio, la danza classica non è solo per bambine. Assolutamente no. Fortunatamente negli ultimi anni specialmente c'è stata una grande affluenza di maschietti e quindi noi abbiamo dedicato anche proprio un dipartimento ai maschi, a parte i piccolini che sono logicamente nei corsi di predanza inclusi nelle lezioni con le bambine, ma andando avanti negli anni c'è proprio tutto un dipartimento di tecnica maschile che viene seguito dagli insegnanti, esempio il maestro Umberto De Luca e altri, che seguono proprio tutto quello che è mirato per i maschietti. Adesso invece andiamo a parlare di Christmas Musical Work. Che cos'è? Esatto. Allora, il Christmas Musical Work è un laboratorio di musical. Noi tutti gli anni abbiamo laboratori di musical nei fine settimana per i bambini e con messa in scena finale. Sono un sabato al mese e si svolge durante tutto l'anno. In questo caso noi abbiamo recepito quello che sono anche le esigenze delle famiglie. Ad esempio in questo caso nel periodo di Natale i genitori continuano ad andare al lavoro e i figli non hanno scuola. A chi li lasciamo? A chi li lasciamo? Noi ad esempio in questo caso abbiamo creato nel periodo che va tra Natale e Capodanno 3 mattine dedicate ai bambini. Loro a scuola studieranno e faranno un percorso di 3 giorni con l'obiettivo di uno spettacolo finale di musical attraverso ovviamente i personaggi della Disney, che sono i personaggi più vicini al mondo dei bambini ovviamente. Questo percorso però non finisce qua. Loro fanno questi 3 giorni, spettacolino finale, e questo è un inizio del poi il percorso che ci sarà da gennaio, un sabato al mese, con la messa in scena a questo punto al nostro saggio a giugno al Teatro Tuscany Hall, quindi un teatro anche grosso e importante. E i bambini in questa maniera hanno modo di avvicinarsi sia alla danza, ma fanno anche canto, fanno anche teatro, piccole parti recitate, e possiamo così tirare fuori le varie attitudini che c'hanno i bambini, perché non tutti magari incominciano con la danza e poi si rendono conto che sanno cantare. Capire anche a cosa sono predisposti, no? Esatto, esatto. E questo è il nostro obiettivo come scuola, riuscire a tirare fuori la parte, il lato artistico, ovviamente nel nostro caso delle discipline che riguardano la danza, il canto e il teatro. Ognuno poi, ovviamente a seconda della scuola, anche altro. Ora io sto guardando Elena e sto ridendo. Elena, perché scegliere o iscriversi alla Max Ballet Academy? Direi perché, a parte l'ampia scelta di discipline che si possono trovare e la professionalità e la competenza degli insegnanti,
Perché c'è aria di famiglia. Oh, si vive in famiglia, come qua Tadà. Siamo tutti in famiglia, non c'è cosa più importante. Esatto, sì, noi abbiamo sempre cercato fin dagli albori di creare un ambiente familiare, cioè chi viene a scuola deve sì stare bene, deve studiare, imparare, avere quindi delle competenze importanti, però deve anche sentirsi in famiglia. Noi ad esempio nel periodo del lockdown non abbiamo abbandonato i bambini, non abbiamo abbandonato le famiglie, gratuitamente abbiamo fatto lezioni, collegamenti, a Natale abbiamo fatto e lo rifaremo quest'anno, racconteremo insieme al maestro Umberto De Luca uno dei balletti di repertorio, quest'anno credo si faccia Coppelia, quest'anno verrà fatto Coppelia, è una diretta gratuita di un'ora, un'ora e mezza dove i bambini... È proprio per questo che poi il percorso continua. Esatto, perché si sentono a casa, certo. Anche l'altra volta con Tommaso, quando sono venuto con Tommaso, lui era dieci anni che era con noi, e cosa ha detto? La stessa cosa che ha detto Elena. Ancora ricorda l'esibizione, no? Non era preoccupato, nel senso non era preparato. La prossima esibizione quando? Allora, vediamo se la prossima settimana riusciamo a portare un pezzettino di contemporaneo e poi la settimana successiva ancora, la prima di dicembre, dovremmo venire con una coppia di insegnanti che porteranno un pezzo di Boogie Woogie. Oh, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, Buone esibizioni. Ricordiamo anche dove siamo, in via Maragliano 31/A a Firenze. E ci potete trovare sul sito www.maxballet.it e lì ci sono tutte le informazioni, corsi, tutto quello che potete cercare lo trovate sul sito. Benissimo, Gianluca, Elena, grazie per essere stati con noi. Grazie a te. Grazie a te, Carlotta. Appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana, ciao Carlotta. Grazie mille.